Ciao a tutti e bentrovati in un nuovo video dei cinghiali sul tubo. Sono Vessor e quest'oggi volevo porre la vostra attenzione su un titolo uscito da poco su Steam, ma solo su Steam, perché in verità Phantom Brave, il gioco di cui parleremo adesso, è un remake. Allora, la versione che troveremo su Steam, che si chiama Definitive Edition, comprende i primi due episodi di Phantom Brave. Il primo era uscito per PlayStation 2, mentre il secondo nel 2008, mi pare, per la Wii. Andiamo a conoscere meglio la storia. Appena si inizia la partita, ci ritroveremo su un'isola del male, si chiama proprio così, They keep coming. con un Hurry up. prologo che ci mostrerà Something's not tre right. We personaggi should get out of impegnati a here. combattere contro delle creature. Quando sembra Come che on, tutto guys, stia per this way. finire, appare un mostro che cerca di fermare i tre personaggi. Purtroppo tutti e tre cadranno in battaglia e soltanto una bambina riuscirà a salvarsi, grazie al gesto estremo di Ash, uno dei protagonisti del gioco. L'altro protagonista del gioco è proprio la bambina che riesce a salvarsi. Si chiama Marona ed è la figlia dei due cacciatori di mostri morti durante lo scontro con quest'ultimo. La bambina ha un potere speciale, riesce ad interagire con il mondo degli spiriti, evocandoli in battaglia. Però purtroppo, questo potere, qui parliamo un po' di trama, la isolerà sempre di più, sarà discriminata dalle persone. Anche se poi riuscirà a farsi accettare, ma ci vorrà del tempo. Dopo aver parlato della trama e dei protagonisti, andiamo ad affrontare il discorso del combattimento. Quando incontreremo dei nemici, non avremo la classica griglia che ci aspettiamo di trovare in un gioco del genere, alla fine è un gioco simile a Disgaea, tanto per dirne uno, ma avremo un cerchio rosso che indica il limite di evocazione. A questo punto la bambina potrà evocare i fantasmi e inserirli all'interno di oggetti, attenzione, di oggetti, dando agli spiriti bonus o malus a seconda di dove li va a inserire. Ovviamente non fate troppo affidamento su Marona in combattimento, non ha delle gran statistiche, maggiormente serve solo ad evocare, gli spiriti. Ovviamente non rimarranno sul campo di battaglia per sempre, ma avranno un numero limitato di turni. Ed una volta finiti, essi scompariranno dalla battaglia senza alcuna possibilità di ritorno. E quindi subentra un ruolo, anzi una chiave tattica molto predominante quando si affronta un combattimento. Dovremo scegliere con attenzione chi evocare e dove evocarlo. La scelta di utilizzare oggetti all'interno del combattimento risulta, secondo me, intelligente. Infatti, quando è presente un oggetto a terra, può essere preso ed equipaggiato da qualsiasi personaggio. E l'oggetto, oltre ad aumentare i parametri, conferirà anche nuove abilità al personaggio. A proposito di abilità, per usarle ci serviranno gli skill point. Ogni abilità ne richiede un numero preciso e possono avanzare di livello, un po' come succede in Ultimo Online, per dirne una. Più un'abilità viene utilizzata durante il combattimento, più essa cresce di livello, aumentandone per esempio i danni inflitti ed altre proprietà. Andiamo adesso a parlare di un altro aspetto. Un altro punto da sottolineare è l'isoletta di partenza. Qui potremo gestire il nostro party, potremo creare nuovi spiriti parlando con Marona, gestire le armi e anche la possibilità, e questa è nuova, di entrare in dungeon casuali necessari per far avanzare il livello del party. Ovviamente tutto questo non è gratuito. Infatti, per creare uno spirito e potenziarlo ci servirà il Boar, che sarebbe la valuta principale del gioco. Il comparto tecnico non è molto diverso dal titolo originale, quindi non è che avremo chissà quali migliorie. Anche il sonoro risulta datato, a meno non dà l'impressione di essere migliorato molto rispetto alle versioni originali. Dando una conclusione a questa recensione, posso dire che il titolo si può meritare una sufficienza. Non me la sento di dargli un voto più alto, maggiormente per la qualità del porting.
La storia in sé non è lanciatissima, almeno ricordando il capitolo della PlayStation 2, però speravo in un aumento qualitativo, cosa che invece non è accaduto. Comunque, se siete fan della saga, mi sembra il caso di consigliarvelo. Alla fin fine potrete rigiocarlo grazie anche ai dungeon casuali che aggiungono un po' di pepe in più alla partita. Come al solito metto il link alla pagina Steam nelle informazioni del video. Non mi resta a questo punto che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video nel canale. Ciao!